Buongiorno ragazze e ragazzi, oggi siamo ritornati qui con un nuovo video. Questo video si tratta di aprire la Babyliss, la marca Babyliss, quella piastra che faceva i frisea che mi avete visto, se non mi sbaglio, nell'Anguria Challenge. Sì, e Oppure nella combi. allora, quella volta me l'ha fatta la parrucchiera. Questa volta me la sono comprata io e quindi sì, vabbè, me l'ha comprata mio padre. Apriamo? Va bene, allora apriamo. Aspetta. Ma no, da qua, da qua, da qua. Si apre proprio qua. Io l'ho rotto tanto. Anche ragazzi. Scusate che stiamo rompendo questo scatolo, ma è maledetto proprio. Com'è difficile. Giù, leva il braccio che ti faccio male. Là, sei incapace. Opla. Allora, ora vedo un attimo di aprirla bene, scusami. Così. Io apro ai lati qua. Qua. Così apre. Non si apre a me. Ah, ecco. Ferma, ferma, aspetta. Aspetta, Io aspetta. non sto più. Lo so, Giulia, la devo girare al contrario, non si apre un momento. Non vede il buco. Ah, capito. Così meglio. Ecco. Allora, levati. Oddio, non voglio rompere la testa però. La piastra è dura. Chissà come sarà. Chissà, Ma piastra sarà oro. nera secondo te? No, no, è oro. Però finto. Allora, ragazzi, la Babyliss, questa di marca Babyliss, noi l'abbiamo presa su Amazon. Wow, bella, Su Amazon ci è costato 40, aspetta, aspetta, 40 euro, sì, qualcosa del genere. E aspetta, fammi finire di parlare. E così, poi faremo la dimostrazione. La dimostrazione, però vi vogliamo dire anche una cosa. Aspetta, ti stai fermando. Allora, un'altra cosa vi volevo dire. Questa quindi è la Babyliss, marca Babyliss. Se la volete comprare non online, potete andare da Ora Expert, da queste muoviamoci. parti qua. Aspetta, da queste parti qua e la trovate a 50-60 euro. Bene, Io allora, lo so no, dove si sta qua, apre. ecco, So, sta dove. qua. L'ha detto che. Lo so, ma aspetta, stai aprendo. Ecco. E apri questa parte. Si leva questa parte, aspetta. Poi. E mi fai almeno vedere, ho capito che la devi aprire tu, però. Ma rompiamolo lo scatolano, che se non è buono. Ecco, aprire qua. Vediamo. Ah, questa è la copertura. Questa, ma si monta? No. Aspettate ragazze. Aspetta. Esce pure il foglietto e tutto questo. Allora, apriamola però e dopo vi faremo la dimostrazione. Allora, questa è la bellissima piastra che poi si mantiene così, bellissima, molto bella e così. E poi Cos'è sto ci hanno coso? dato anche il contenitore. Allora, sì, un contenitore No, oppure per posarla, secondo me. poggiarla forse, così tipo, penso. Ma non si scioglie. No, perché è Vabbè, fino andiamo un apposta. attimo in pausa. Aspetta. Ok, noi ci vediamo dopo con la dimostrazione. Ciao. Sì, siamo ritornati con la nostra Babyliss. Fammi che così vai, vai. No, no, giù. No, ti Va faccio i bene. gocci gelati. Io, Giulia mi farà la No, cosa. non lo so fare. No, cioè io, lei mi farà da modella per i capelli. Bene. Allora, Spero che. praticamente, ovviamente, Posso aprirla? vorrei capire un attimo come si Ma apre però fammela la fare a Babyliss. me.
due minuti. Ragazzi, siamo ritornati, va bene. Allora, io la Baby Liss è questa qua, quindi vi ho detto questa, allora, questa piastra è in ceramica, appunto. E praticamente io mi sono bruciata il dito perché prima ho fatto la prova. Io mi stavo bruciando il lavino quasi quasi. Esatto. Quindi poi la mano, questa quindi fa le onde, il frise largo, ovvero le onde. Perfetto, che avete visto, come vi ho detto già, sì, nell'Anguria Salad. Allora, praticamente io qui ho la doppia spina. O la prolunga, mi stavo bruciando per colpa di questa. Uffa. Vabbè, prima di tutto, prima di mettere la doppia spina, si accende proprio. Sì, mentre tu apri, io spiego. Allora, non poi si accende premendo questo pulsante che voi non vedete perché è tutto in nero. Questo poi ha tre temperature. No, giù, non l'accendere ancora. L'accendo io questa. Ha tre temperature. Dia 160, 180 e 200. Noi useremo quella di 200. Perché, e quando si farà rossa e non lampeggerà più questa lucetta, potremo usarla. Però io la vorrei mettere. Schifo, chi sono questi capelli? No, così no. Questa spazzola è buonissima. Scende allora. La parte. Allora, mentre la nostra piastra si riscalderà, ovviamente dovete allora, e poi consiglio anche di farlo sui capelli lisci. Lo dovevamo fare su di me, il progetto era questo, però purtroppo io ieri sera mi sono addormentata con i capelli bagnati e uno chignon ed è diventato tipo questo. E parte che io non lo so fare neanche. E io mi sto bruciando. Ok, ora bruci. Allora, ora metto la spina e la faccio riscaldare. Mentre la piastra nostra si riscalda, io volevo far vedere che anche questo cosino che si mette qua e si fa riscaldare. Ma perché hai sempre tutte le cose tu? Perché te la devo fare io. Allora, nel frattempo, ovviamente Giulia ha un po' i capelli mossi, come avete notato in alcuni video. Io con questa spazzola che mi trovo davvero benissimo, perché pettina in una maniera bellissima. Qua tipo un nudo. Non ci vuole niente per levarlo con questa spazzola e poi non senti neanche tanto dolore. No, è vero Giulia? No, però che tu mi fai forte, tiri forte con la piastra. No, la piastra non la posso usare. No, e ti voglio levare i nudi. E parti pure da qua che mi rompi so. Dopo. Se magari ti metti, no, così. No, allora gira. Noi vi faremo vedere soltanto due ciocche come si fanno e poi il resto li faremo e vi faremo vedere va bene. Ai ci via. Vuole un pochettino di tempo perché comunque le ciocche si fanno un po' alla volta. Vai. Ora no, non l'avevo ancora accesa. Ok, e bene, io la pettino. Qui la pettino in mezzo e qua. Allora, poi gli faccio anche la riga, Giulia. Allora, vuoi il ciuffo così? Tipo, aspetta. No! Ti faccio vedere come te lo faccio, però. Tanto lo posso cambiare finché non ti ho fatto... Allora, se ti giri da me ora. Non lo voglio il ciuffo! Non lo voglio, però! Ho capito! No! E ti, te lo sto levando! Però... E pettinati tu! Per dire. Ma che piace? Ok, ragazzi, la piagnolona sta qua. No, tu sei piagnolona. Vabbè, ora vi faccio vedere un attimo come vengono. Ho messo a 100, 200 gradi. Allora, prendiamo una piccola ciocca. La fai piano. Sì, aspetta. Che tu sei più pericolosa. Oh, ma stai zitta. Devi allisciarla. Se mi piacciono troppo non li...
E lo so, vuoi farti, sì. Ah! Che sto facendo? Mi stai facendo male. Fammelo dall'altro lato. Sì, girati, eh. No, così, al contrario. Ecco, però. Ancora. Che li vuoi far fare? Ah! Oh, cretina. Mi stai facendo male. Capito. Allora, ragazzi. Ho paura. Di me? Sì. Abbassa. Ma non lo sanno, se mi brucia la faccia. Dai, è vero. Ma ora ci vuole fare sta piazza. Sì. Ma non lo sanno. No, poi... Vedete? Questo... Vengono. Però pian piano, in firma. Ok, ora gli facciamo un'altra ciocchetta. Ti piacciono come le rifaccio io? Quelli è di mamma, quello è mio. Vieni. Piacciono tutti. Ah, là! Lo so. Ma cacchio, vuoi fare piano? Scusate. E te lo vuoi levare tu? Ah, ecco. Vieni. Piastrina. No, stai piano. Sto piano, sempre la solita. Questa è scena... Io ho paura, anche io. I capelli dovrebbero essere stralisci. Ma in realtà... Non ti muovere, eh? Pure domani mattina me li faccio. Anch'io, domani mattina sicuro. Mi asciugo per bene i capelli stasera. Perché sì, mi farò la doccia. Perché sono sporchissime, ragazzi. Ma non mai. Perché abbiamo voglia di farci la doccia. Non avvicinarti con la piastra. Ma non lo so. Ah, scotta! È normale. Vedete questo. Ma sta venendo bellissima. Bene, continuerò a farglieli e dopo ci vediamo. Ok, ragazzi, siamo ritornati. Questo è il risultato. Guardate qua. Che è bellissimo, favoloso. Poi non tipo... si vedono però. Si possono mettere tipo così. No, fai vedere. E poi fa scendere, sì, voglia. Poi fa scendere tutto. Oppure comunque la coda sciolti così. Cioè, vi rendete conto? Se vi piacciono, ve li mettete a ciuffo. Magico. È magico. Però è così magico. Sembra di però quella piastra non è oro, è finto oro. Ma solo che è un beige oro. Sì. Va bene, io non tocco la piastra perché brucia. Sta qui. No! Cioè, mica lo sta vicino. Però sono un buon. Va bene, questi sono i frisè. La piastra è molto buona, quindi se la volete a queste. Lei, basta avvicinandola, allora, non vuoi proprio così. Bruciare. Due aste, così. E poi questa onda. Non è proprio la macchina. Capelli, dentro la... No, non mi... ora scendono perché... Non ho messo l'acqua, non ho messo niente. Perché no, la puoi prenderla un attimo tu in mano? Perché io non la posso prendere. Allora, vedete questo coso qua? Premi un attimo, escono i capelli da fuori e poi si fanno sempre frisè. Ragazzi, allora, non è la solita macchina del frisè, ve lo dico perché è verissimo. È verissimo che non è la vera macchina del frisè. Ma è una macchina di onde, non c'entra proprio niente col frisè, però è molto bello, mi piace. Ecco. Tipo come un giorno... Come sto io? Bene. Tipo un giorno quando tipo inverno, estate, metterò tipo così. O perché avremo sempre questa spesa. Non ne abbiamo comprato, ne abbiamo comprato 100, ma quelle non andavano proprio bene per niente, neanche i boccoli. Poi l'ultima ve l'abbiamo presa, no, era questa, era un'altra, poi questa è stata l'ultima, perché le altre le abbiamo buttate veramente. Ebbene, allora, sui capelli mossi, e, cioè sui capelli miei, che sono lunghi e lisci, risulta così. A me risulta che così. Che poi scende molto spesso. Mi risulta un po' più spettinato. A lei invece se giri così... risulta un po' più chiaro, a me tipo più da
tutto scombinato, no? Perché comunque non si fanno perfettamente. Cioè, ma sì, in realtà sì, si fanno dobbiamo bene. Prendere se una comunque lasciate così, bene. Così, se lasciate comunque la piastra per tanto tempo sui capelli, si fa tanta la testa, davvero. Però noi poco tempo, 5 secondi, e li abbiamo finiti. E domani, visto che dobbiamo uscire, io e te, e oppure mamma, con mamma, dobbiamo, ci facciamo i frisea e magari sì, o mi faccio una coda, penso, al massimo. No, io mi faccio i frisea. Oppure, ma anch'io mi faccio tipo i frisea e poi mi vorrei fare tipo una coda, perché fa troppo caldo, però se io piove tipo, faccio, meglio così. Che io mi faccio, il codino appresso. Poi che fa caldo. Se fa freddo, speriamo bene. E ce l'abbiamo che e bene, questo video è durato fin troppo e noi vi dobbiamo lasciare. Ci dispiace anche a noi, perché ma... ci stava piacendo parlare di fisi. Ebbene, noi ci vediamo alla prossima. Ciao.